Un caloroso benvenuto a tutti voi dal San Jacopo di Basilea, sede della finale di Europa League 2016. La partita di oggi è tra Monaco e Lione. Sono Fabio Caressa e con me c'è Luca Marchegiani. Tutto pronto, stiamo per raccontarvi questa sfida. Ciao Fabio, sono contento di essere qui con te oggi. Veramente non vorrei essere da nessun'altra parte. E con l'aiuto della grafica andiamo a dare un'occhiata alle due formazioni. Secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Gli avversari dovranno fare molta attenzione all'incredibile velocità di Zaha. Basta un attimo e si libera dalla marcatura per attaccare la porta. Sarà molto interessante osservarlo in azione, Fabio. Fallo, calcio di punizione. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Era un'azione pericolosa e in qualche modo andava fermata, con le buone o con le cattive. Loro, Fabio, hanno scelto le cattive, ma non li biasimo, ogni tanto ci vuole. Prova il filtrante. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Il portiere dice di no, perfetta la parata. È incredibile che ci sia arrivato, sembrava un gol fatto. Si oppone, ci prova di nuovo, il difensore ci arriva, colpisce verso la porta e c'è il gol del Lione. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. La difesa si è dimenticata completamente di lui. Si porta in vantaggio 1-0.